Ragazzi, ho appena scoperto la funzione di mettere in pausa la lavatrice. Benvenuti nella prima Books Review del mese di ottobre. Come state? Spero tutto bene. Il libro di cui vi parlerò oggi è anche il primo libro che io ho letto nel 2020 che ha ottenuto ben 4 stelline su Goodreads e sto parlando di Il segreto di Amanda di Christina Schwartz, uscito nel 2001 per Oscar Mondadori. Siamo nel 1919 e la protagonista della nostra storia, Amanda Sarkley, un'infermiera trasferitasi in città appunto per proseguire con questa sua professione, decide di fare ritorno al suo paesino d'origine con la scoperta della perdita della sorella Matilda, che le ha lasciato, tra virgolette, in affido la figlioletta Ruth. La sorella di Amanda, appunto Matilda, perde la vita, non si sa bene come, perché viene ritrovato il suo corpo nel lago ghiacciato sul quale loro vivono, perché loro vivono tipo in un'isoletta al centro di questo lago, raggiungibile solamente in barca, e viene ritrovato il suo corpo congelato sotto lo strato di ghiaccio di questo lago. E non si sa bene né chi, né come, né cosa, e né perché, soprattutto, sia morta Matilda. Ruth, piano piano, pur essendo piccola, ricomincia ad acquistare ricordi e Amanda teme molto questo momento perché sarà la chiave per scoprire appunto il motivo per il quale Matilda ha perso la vita. È un giallo veramente carinissimo, mi è piaciuto tanto. Io non sono una grande amante del genere, né del periodo storico, né men che meno del genere di appartenenza di questo romanzo, ma mi è piaciuto veramente tanto per diversi motivi. Per quanto il libro sia un po' sconosciuto, prima di tutto sappiate che mi ha coinvolto veramente tantissimo. Mi sono addentrata nella suspense, nelle vicende, nell'avvicendarsi di questa storia e nell'avvicendarsi delle vite di questi personaggi. Non so quanti di voi l'abbiano letto, me l'hanno regalato, mi sembra, insieme ad altri libri che questa signora aveva acquistato e poi aveva letto e aveva deciso di disfarsene. Insomma, mi era capitato tra le mani per caso. L'ho preso tra le mani con un po' di scetticismo, appunto conscia che il periodo storico e il genere letterario non mi piacevano, non rientravano proprio tra le mie preferenze. Eppure, ho trovato molto molto coinvolgente, un giallo coinvolgente al punto che non riesci a staccarti dalle pagine. Ricordo anche di averlo letto nel viaggio che mi ha portato poi ad Arezzo da un mio amico durante la prima settimana di gennaio, appunto. E l'ho letto in quei pochi giorni, in un viaggio in treno interminabile, un viaggio della speranza, e in questo viaggio della speranza questo libro mi ha rapita e mi ha fatto dimenticare che ero su un treno quasi. Quindi direi che come lettura coinvolgente ci siamo. Man mano che si prosegue, appunto perché il mistero ti coinvolge fino a questo punto, la lettura va sempre più veloce. Io sono una di quelle persone che se inizia piano la lettura, ma piano piano ne rimane sempre più coinvolta, sono sempre più motivata a finire questo romanzo. Ci è voluto un pochettino perché ero molto scettica nell'iniziarlo, come vi ho detto, ma alla fine sono riuscita a finirlo veramente in poco tempo. E mi ha aiutato a riprendere il ritmo delle letture che speravo di riprendere nel 2020 con la riapertura del canale. La cosa che mi ha intrigato di più sono le motivazioni legate ad ogni personaggio, quindi le motivazioni di ogni personaggio di agire in determinate situazioni, ma soprattutto all'interno della vicenda, di questa vicenda misteriosa che avvolge tutto il paesino nel quale è ambientata la nostra storia. Mi affascinano tantissimo queste motivazioni, soprattutto quelle di Amanda. Amanda, che è un personaggio che secondo me incarna dei valori della donna, soprattutto all'epoca degli anni 20, davvero davvero importanti. Ti ritrovi molto empatica sia con Amanda sia con la sorella Matilda per quanto riguarda le loro scelte di vita. E appunto ritorniamo qua al discorso che è iniziale, quindi quello delle motivazioni che spingono ad agire Amanda, Matilda, Ruth stessa per quanto piccola, i personaggi maschili che costellano la nostra storia, e le motivazioni ti aiutano ad andare avanti perché continui a ragionare sul perché siano state fatte determinate cose e perché proprio da quel personaggio. E questo è un fattore che secondo me è importante in un giallo in generale, ma in generale in un libro, ecco. Se riesci a cogliere le motivazioni di ogni personaggio,
puoi star certo che la lettura proseguirà abbastanza velocemente, ma soprattutto molto coinvolgente. La cosa più curiosa, ma che soprattutto mi ha fatto proseguire più di tutto il resto la lettura, è stato il fatto che un buon giallo, questo è a prescindere da questo romanzo, secondo me deve darti modo di ragionare sugli eventi, su come potrebbe andare a finire, su chi potrebbe essere il colpevole della storia, ma poi deve far crollare tutte le tue certezze. E questo romanzo, quindi tornando a noi, lo fa assolutamente in maniera lampante, perché ti porta a ragionare in un certo modo, ti porta ad una determinata conclusione, al punto che dici che scontatezza, che assolutamente non dovrebbe esserci in un giallo. Invece poi, quando arrivi al momento chiave nel quale dici so già cos'è che sta per dire, so già cos'è che sta per fare, boom, ti cala addosso un'ascia che ti fa crollare tutte le tue certezze e devi ricominciare da capo con i tuoi ragionamenti, perché puoi anche provare a collegare col tuo ex ragionamento quello che viene fatto nella determinata situazione, ma è impossibile ricollegarle, quindi devi ricominciare tutto da capo, devi ragionare di nuovo da capo, e questo ti porta piano piano alla conclusione del romanzo. Conclusione che mi è piaciuta tanto, tra l'altro, perché molto spesso nei gialli o comunque nei libri misteriosi di mistero non sempre capita fronteggiarsi con un finale che sia all'altezza delle tue aspettative. Anzi, molto spesso a me è capitato che il finale mi lasciasse con un senso di incompletezza. Invece qua, appunto, proprio per questo che ti porta a fare questo romanzo, arrivi alla fine che hai la certezza di aver capito tutto, di aver capito ogni più piccola dinamica dei vari personaggi, di ogni più piccola azione giustificata, di ogni più piccola giustificazione che ha ogni personaggio per agire in un determinato modo, ogni più piccolo collegamento tra un personaggio e l'altro, e il puzzle è completo. Non è come in altri libri che arrivi alla fine e sembra sempre che ti manchi un pezzettino. Per questi motivi è un romanzo che mi è piaciuto tanto. Non ha ottenuto 5 stelline perché non è quel tipo di lettura che normalmente io vado a scegliere, non è quel tipo di lettura che riprenderei in mano. Sicuramente andrò a ricercare in libreria più avanti dei libri dello stesso genere che abbiano uno stesso tipo di coinvolgimento, e ho già segnato in wishlist su Goodreads qualche libro della stessa autrice, perché voglio vedere se è l'autrice oppure se è il genere che mi è piaciuto. Quindi darò una seconda possibilità sia all'autrice che al genere, per quanto non siano nell'uno nell'altro parte della mia wishlist, top list, gold list, chiamatela come vi pare. Consigliatissimo, e spero che questa recensione vi abbia convinto a dargli una possibilità, per quanto sia un romanzetto di nicchia, per quanto sia un romanzetto pressoché sconosciuto. Se vi piace il genere giallo, se vi piacciono le ambientazioni del 1900, avvolgervi nel mistero di questi paesini di campagna, o in questo caso di lago, questo è il libro che fa per voi. Spero che questa recensione vi sia piaciuta, che vi abbia convinto a leggere questo libro, oppure se l'avete già letto fatemi sapere qua sotto che cosa ne pensate. Opinioni sia positive sia negative rispetto a quello che ho detto, parliamone con calma qua sotto, ma soprattutto se avete degli altri libri sul genere o dell'autrice da consigliarmi, fatemi sapere sempre qua sotto. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi, ovviamente sostenermi. Invece qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel like di supporto, e se pensate che questo libro possa interessare i vostri amici, parenti, conoscenti, condividete questa recensione su tutti i vostri social. Se pensate che questo canale, questo format, tutto quello che faccio su questa piattaforma sia fantastico e bellissimo, cliccate sul tasto iscriviti e anche sulla campanella, non dimenticatevi della campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo con il prossimo video, con la attesissima challenge del 15 di ottobre, e sarà bellissima. Invece la prossima books review sarà il 26 di ottobre. Un bacione e ci vediamo alla prossima.